Allora, la Terra dal periodo preindustriale ha subito un aumento di temperatura di 1,5 gradi. L'avete sentito in un sacco di volte. Ma che significa tutto questo? Voi penserete, ma che è 1,5 gradi? Cioè, non è niente, no? Però pensate, come suggerisce Mercalli, e lui mi ha ispirato sta cosa, se quel grado e mezzo fosse la vostra temperatura. Voi normalmente state come temperatura corporea tra i 35 gradi e mezzo e i 37 gradi. Ora pensate, state a 36 gradi, aumenta la vostra temperatura di 1,5 gradi. E che succede? Siete arrivati a 37 gradi e mezzo. A 37 gradi e mezzo, se siete uomini, di solito scrivete il necrologio. Oppure, insomma, nel caso alternativo, prendete la tachipirina, forse non andate al lavoro, se siete ragazzini non andate a scuola, e se avete la nonna abruzzese, prende una pezza bagnata, ve la mette in fronte e ve tratta come un ferito di guerra in procinto di morte. Però siete ancora in grado di fare qualcosa, siete ancora in grado di essere minimamente operativi. E questa è la Terra nel 2021, una Terra che è come una persona a 37 gradi e mezzo, e quindi che succede? Che riusciamo a vivere abbastanza bene per la maggior parte dell'anno, però che succede? Che a novembre, da 10 anni a sta parte, ci stanno gli acquazzoni che portano disastri ambientali, da crollo dei ponti, case che magari sì, sono state costruite abusivamente 60 anni fa, ma non erano preparate per gli effetti del cambiamento climatico. Succede che le piante fioriscono a febbraio prima, e quindi ci sono dei danni all'agricoltura estremi. Succede che a gennaio è il gennaio più caldo di sempre, da qua al 1860, e ogni anno è sempre più così, e poi a febbraio fa 2 metri di neve in una settimana in luoghi che stanno a meno 20 metri sotto la terra. Però poi durante tutto il resto dell'anno, salvo le poche persone che purtroppo muoiono per questo, diciamo che poi ce ne dimentichiamo, diciamo vabbè, c'è sta tuzia che dirà sicuramente madonna quanto fa caldo quest'anno, cioè però non si può vedere, speriamo che il prossimo anno non sarà così. Mi dispiace zia dirti che purtroppo il prossimo anno sarà anche peggio, e quindi alla fine ce ne dimentichiamo, no? Perché non lo viviamo tutti i giorni. Chi lo vive tutti i giorni sono altri stati, pensiamo alle isole oceaniche come Tuvalu, come Kiribati, dove essenzialmente fra 10 anni quelli scompaiono per i danni che avevamo fatto noi, non per quelli che hanno fatto loro, perché vengono sommerse dalle acque. E quindi essenzialmente, fino a che non arriviamo a quel punto, che sarà poi troppo tardi, noi non famo niente. Ora pensate che da qui al 2100 la temperatura della Terra è prevista che aumenti di 2 gradi nella migliore delle ipotesi, da dove siamo ora, 5 gradi nella peggiore delle ipotesi. E per aumentare di 2 gradi significa che dovremmo essere molto bravi a rispettare tutti i goals, come si dicono gli anglofoni, dell'agenda 2030, eliminare a un certo punto il carbon fossile, ridurre le emissioni di CO2 del 2050 a zero, ridurre il consumo della plastica praticamente al nulla, e fare quello che farebbero tutte le brave persone che hanno a cura la natura. Invece, nella peggiore delle ipotesi, quindi continuando ad utilizzare il pianeta come se ne fossero 12 e avere questa visione capitalistica americana in cui è importante sempre di più il profitto rispetto alla vita, essenzialmente si arriverà al punto che la Terra aumenterà di 5 gradi. Ora, se aumenterà di 2 gradi, la Terra nel 2100 sarà come un uomo di 39 gradi e mezzo, quindi passa da 37 gradi e mezzo a 39 gradi e mezzo. E che succede a 39 gradi e mezzo? Sbarellate, non capite più niente. Diciamo che l'unica cosa che siete in grado di fare è mangiare mele cotte, che vi fa sempre la stessa nonna che vi metteva la pezza in fronte, guardare le serie Netflix dove probabilmente vi troverete accanto vostra madre che, stanca dalla giornata lavorativa, sfarfallerà e dirà cose a caso durante la fase di catalessi, e essenzialmente sarete non in grado di fare nulla. E a questo punto però siete ancora vivi. Una Terra che invece aumenta di 5 gradi è come un uomo a 42 gradi. A 42 gradi che succede? Se muore. Quindi voi dite, ma allora ci dovremmo impegnare così tanto? Non consumare più plastica, fa la macchina elettrica, mettere fotovoltaica a casa, prende sempre di meno l'aereo, eccetera eccetera, non mangiare carne, perché? Per portare una Terra a vedere Netflix con la mamma accanto che sfarfuglia e tutto quanto come migliore ipotesi? Beh, insomma, mi sembra un'ipotesi un po' malsana. Ma è questo proprio il discorso, perché l'alternativa qual è rispetto a questo? I più lungimiranti, o meglio, i meno lungimiranti diranno: a me me frega niente, io voglio vivere in maniera senechiana, anzi, se vogliamo, citando Orazio, carpe diem, io voglio vivere a giornata, a me frega niente, tanto fra 15 anni se scompariamo, a me frega niente, vivo ogni giorno come se fosse l'ultimo.
uno potrebbe contestare, sì, ma la libertà mia finisce dove inizia la tua, quindi se lo fai questo incide anche su di me. Ma allora potrebbero dire, va bene, diciamo così, ma tanto il futuro dell'umanità è su Marte. Ok, perfetto, però il discorso è questo. Allora, uno, nel 2060 la prima previsione di Elon Musk prevede che ci sia il trasferimento di 1 milione di persone su Marte. 1 milione di persone sono più o meno quelle che sono divise tra Tor Pignattara, Piazza Vittorio e il Molise. E quindi, a patto che la previsione di Elon Musk sia giusta, se voi non fate parte di Tor Pignattara, Piazza Vittorio, oppure del comune di Isernia, magari non rientrate in quel milione. E poi, anche se rientraste in quel milione, che sarà il primo milione a trasferirsi definitivamente su Marte, ma che pensate che fa la vita che fate sulla Terra? Cioè, andate su Marte e dici, oh, che famo stasera, venerdì? No, andiamo a fare un carcetto, ho capito, sì, ma non c'è sta atmosfera. Ah, ok, è vero, non si può fare. Però c'è stata una festa che organizzavano al polo de coso, de Plutolandia, e c'era sta festa organizzata da questo locale che era ex Saturgana, dove organizzavano sta festa derivava Swing, del polo di scienze politiche di Marte. Sì, e insomma con sta gente, tendenzialmente mi dicono che un po', insomma, con sta accento un po' sinistrorso, che fanno sti revival dove leggono Pasolini all'inizio, poi c'è sta revival di Gigi D'Agostino con la musica anni 90 all'ingresso, conosciuto sta ragazza che parla un po' così. No, questa ipotesi non accadrà su Marte, o probabilmente nella migliore delle ipotesi nel 2160-2200, ma a meno che non inventino un elisir di vita, è molto difficile che arriveremo a quel punto. E quindi noi ci dovremo impegnare per salvare la Terra al punto giusto in cui poi ci potremo trasferire su Marte. Però il discorso è che se non facciamo questo, la Terra al punto di collisione, cioè a quell'aumento di 5 gradi, se continuiamo a comportarci come ci comportiamo, rischierebbe di vivere degli effetti molto prima. Quindi una Terra che si trova come un uomo a 39 gradi e mezzo, e che quindi nella migliore delle ipotesi vedremo nel 2100, nella peggiore delle ipotesi lo vedremo fra 15 anni. E una Terra dove ogni giorno ci dobbiamo relazionare col cambiamento climatico, che vuol dire che ci si porta via la casa per la pioggia, per la neve, perché ogni giorno non potremo uscire, che poi c'è una nuova pandemia, perché poi sempre è collegato a un problema ambientale, ne parleremo in un altro video. E quindi che succede? Che non potremo vivere più ogni piano che stiamo a fare per la vita: fa un figlio, decide di sposarsi, fa una carriera, buttarsi tra il pubblico perché uno vuole far musicista, far pizzicarolo, quello che volete fare. Però essenzialmente non ha più senso, perché se sai che muori fra 10 anni, che vuoi fare in 10 anni? O fai la Janis Joplin, Jimi Hendrix della situazione, oppure grandi piani non li vuoi fare nel breve termine. Allora dici, ma allora qual è il nostro ruolo? Uno potrebbe contestare, a me questo che contesta, come diceva Brignano, ma stufato, ti dice, il grande potere ce l'hanno gli stati, le organizzazioni internazionali e le aziende, noi consumatori non contiamo niente. Beh, se dite così vuol dire che non capite una minchia di storia, prima cosa, perché quasi sempre la cosa parte dai consumatori sollecitati da scrittori e media, come si chiamano adesso. Perché, come dicevo, Liana Fallaci, essenzialmente le rivoluzioni, prima che partire dal popolo, partono da delle menti, degli scrittori che sollecitano le masse, e poi le masse piano la Bastiglia. E questo è quello a cui dovremmo pensare noi. Se noi cominciassimo a pensare come consumatori, per cui è in ballo la nostra vita quando decidiamo di pigliare una macchina ibrida, di non consumare la carne, di non consumare la plastica, e sappiamo che c'è in ballo la nostra vita, lo faremo domani. Dato che non abbiamo ancora questa percezione, pensiamo, ah, quello costa di più, quello di qua, e quindi non troviamo mai una soluzione. E voi mi direte, aspetta, questo però è il ragionamento d'élite, cioè io mi morro di fame, non ma io una cosa che costa di più se domani mi morro di fame, giustissimo. Però nella maggior parte dei casi, non tutte le persone si muoiono di fame, non tutte le persone hanno questa concezione. La maggior parte dei casi è un fatto di pigrizia, legata al fatto che non connettiamo un danno a noi stessi quando facciamo determinate scelte di consumo, annullando la domanda per certi prodotti, per le macchine che emettono più CO2, per la carne perché di tipo industriale, perché deforestiamo metà dell'Amazzonia e noi si soffochiamo, per i prodotti con olio di palma, come è successo, per i prodotti con la plastica, perché siamo già contaminati di plastica. Sappiamo che se capiamo che questo ha un'incidenza su di noi, la scelta la facciamo domani, di non mangiare più la carne, oppure se di mangiarla prenderla dalla signora che c'ha soltanto 2 mucche in Umbria, che conosci soltanto tu, che peraltro ci risparmi pure, ve lo dico io, oppure adottare, com'è il futuro dell'umanità, una dieta vegana e insettivora. Questo poi lo spieghiamo un'altra volta.
E voi mi direte, sì, ho capito, ma allora gli stati dell'organizzazione internazionale, ben preoccupate, quelli si muovono di conseguenza. L'azienda che cosa fa? Fa un'offerta, ok, voi gli fate la domanda. Se voi annullate la domanda per un prodotto, domani l'azienda si pone il problema, perché dice, a chi la faccio questa offerta? E quindi cambia l'offerta, e quindi la soluzione la trova. Quindi la cosa deve partire da noi. Poi, seconda cosa, voi dite sempre, il problema è degli stati dell'organizzazione internazionale e delle aziende. Sì, ma c'è un ragionamento molto basico da questo punto di vista. Ma se voi non fate parte del Consiglio dei Ministri dello Stato, se non fate parte del consiglio di amministrazione di una multinazionale importante che può cambiare le sorti del mondo, che ne so, una trattante, no? Dico, ohala. Oppure un'organizzazione internazionale, cioè voi non siete nel Consiglio Europeo, per dire, ma voi, se fate il farmacista, se fate il pizzicarolo, se fate il netturbino, ma voi, ma che ve frega? È soltanto un alibi per non pensare a quello che potete fare voi. Voi dovete pensare a quello che potete fare voi. Voi, mi è sempre piaciuta questa cosa, dice, quello lo devono fare gli altri. Sì, ma accanto a quello che devono fare gli altri c'è sta pure una cosa che devi fare tu. Perché noi, citando Maria Teresa, di cui non mi ricordo la citazione interamente ogni volta e non mi piaceva riportarla per andare a tavolino, siamo tante gocce in mezzo all'oceano, che quindi componiamo l'oceano. Se levi una goccia, l'oceano c'è una goccia di meno, e quindi l'oceano piano piano si svuota. La dobbiamo pensare così, è il potere del singolo. Quindi voi dovete pensare a quello che potete fare voi, quello che potete fare voi, e cominciare a pensare che il cambiamento climatico non è una roba di cui vi potete occupare nel tempo libero, ma è un fondamento della vostra vita per ogni singola vostra scelta, se non volete che fra 15 anni il mondo finisca.